Andy Paul Quinsack, buongiorno. Buongiorno. E bentornata, bentornata qui nel posto delle parole per raccontare di una mostra che si intitola Divisionismo, la rivoluzione della luce. E questa mostra è in corso al Castello Visconteo Sforzesco di Novara ed ha una collocazione artistica importante, perché la parola divisionismo, nella quale tra poco entreremo, ha molto a che fare anche con la regione Piemonte. Annie Paul Quinsack, lei ha curato questa mostra come tante altre. Ecco, entriamo subito in questa parola divisionismo. Allora, il divisionismo è questa rivoluzione appunto della luce. Sapete tutti che la luce è stato il problema centrale della pittura dal Rinascimento in poi, però la differenza qui è che per via degli sviluppi della scienza dell'ottica, a partire del Settecento, i pittori si sono reso conto che la pennellato, il colore, poteva essere, era un fenomeno ottico quanto chimico, e quindi si è trattato di adoperare questa nuova conoscenza in modo di rendere non solo la pittura più luminosa, ma anche di rendere la pittura più carica di idea, di simboli, di elemento non solo visivo. Come e perché? Prima di tutto perché si è trattato di un cambiamento, di un concetto puramente chimico in cui i colori erano preparati lentamente e poi messi sulla tavolozza e dalla tavolozza riportate sulla tela in un procedimento molto lento che tendeva a negare la pennellata, a fondere la pennellata in modo che i colori appaiano con tutte le loro evoluzioni di valore, cioè di gradazione, ma come forme unite. L'avvento dei colori industriali e dei famosi tubetti di colori ha permesso questa realizzazione di una riflessione a partire dei trattati dell'ottica. La mostra in corso che ho creato, perché mi occupo del divisionismo da oramai più di 50 anni, sono stato tra i primissimi a occuparmene, e ho voluto che questa mostra possa spiegare l'evoluzione del divisionismo e le sue caratteristiche, farle veramente capire in 8 sale, 18 artisti e 70 opere. Sono opere scelte con una logica rigorosa. Si è voluto veramente segnare l'evoluzione del movimento a partire di quello che ho chiamato il prologo, che si evidenzia nella prima sala, dove si confrontano opere della Scapigliatura, due capolavori, in particolare quello di Daniele Ranzoni, il bambino William Morisetti, con due dipinti di Segantini, uno predivisionista e uno già divisionista, e altre opere, tutte dell'80, che sono un approccio al luminismo, cioè a un interesse dominante sulla luce, però a partire di una tecnica tradizionale di impasto e non di divisione. Per avere la divisione del colore bisogna avere non solo una pennellata franta che può essere a puntini, a trattini, a lunghi filamenti, ma si deve essere questa ricerca dei complementari, perché sono i complementari che rendono sia l'intensità luminosa che il procedimento di avanzare e ricedere, quindi trasformano anche la tecnica dei piani, il modo di suggerire i piani. Che il divisionismo sia una tecnica, su questo è un fatto comune a
pienamente accettato, anche se spesso non si capisce in che modo è una tecnica. Ma il punto essenziale è di capire che è stato anche un'estetica, perché a partire della rivoluzione della pennellata, a partire di questo disegno delle macchie di colori diventati, come ho detto, filamenti o puntini o vari modo, si aveva un disegno, si creava un disegno o un assieme di disegno, un ductus pittorico, cioè un modo di procedere che trasformava molto la resa dell'immagine e poteva renderla o più espressionista o addirittura simbolista. La mostra si apre con l'icona della mostra del 91, che è stato riconosciuto come l'uscita ufficiale del divisionismo, alla quale ho dedicato una seconda sala, la seconda sala, ma la mostra si apre a pian terreno con questo capolavoro che è la maternità di Previati. Perché l'abbiamo fuori percorso? Perché tutta la mostra si svolge al primo piano di questa cornice meravigliosa del Castello Viscondeo, ce l'ho proprio all'ingresso, fuori percorso, perché appartiene al Banco BPM, sponsor della mostra, che ha voluto che la mostra sia l'occasione di vedere, rivedere questo capolavoro senza dover prendere il biglietto per la mostra. E poi la molle dell'opera avrebbe impedito anche di avere altri dipinti nella sala della prima triennale di Brera. Prima triennale di Brera in cui 6 opere divisioniste cambiarono la storia della pittura italiana. Erano 2 opere di Seghentini, la già citata Maternità di Previati, 2 opere di Morbelli e già un accenno in un'opera di Pusterla. Nella mostra vediamo in questa sala, oltre alla premessa del pian terreno alla quale ho accennato, vediamo in questa sala 8 opere, di cui 2 non sono divisioniste. Il Mediatore di Pellizza, che è un ritratto ancora praticamente che conclude la sua esperienza di pittore realista, che fu molto influenzata anche da Talone e per cui la ritrattistica era anche un modo di semplificare le forme, perché le figure nell'ambiente prendessero un significato più largo. Quindi per lui chiude un periodo, ma è predivisionista, e a Pellizza ho dedicato una stanza in cui si vede tutta la sua evoluzione e quello che ha voluto ricavare appunto di questa tecnica come elemento di simbolo. A questa sala Pellizza si aggiunge anche una sala Previati e una sala dedicati ai disegni di Seghentini. Le opere in mostra sono o le icone, come ho menzionato, oltre alla maternità abbiamo l'oratore dello sciopero, le riflessioni di un affamato, la Diana del lavoro di Nomellini. Mi scusa, le 2 che ho citato erano di Longoni, Riflessione di un affamato e l'oratore dello sciopero, i 2 Nomellini di denuncia sociale, ma abbiamo anche delle icone come il Pellizza, il Fienile, non più visti da 5 decenni, la processione raramente vista che ci viene dal Museo della Cenza, 2 paesaggi di una forza e una poesia straordinaria, e poi abbiamo una sala, come ho detto, di Previati in cui si può seguire in poche opere la sua evoluzione fino al Canto del Cigno, che è questo monumentale trittico della migrazione in Valpadan del 16, non più viste dal 1969, che ci arriva da Roma, da Lenel, quindi una mostra che è impostata sui grandi maestri,
ma che ha lasciato anche spazio a coloro che appartengono alla seconda generazione, ne ho scelto pochissime, e solo figure che hanno un'attinenza con i grandi maestri, ad esempio Olivero e Barabino, che sono due pittori che sono stati molto influenzati e legati a Pellizza, e quindi è una mostra che dà l'evoluzione e che dà il collegamento tra l'iconografia e la tecnica e spiega cosa significa questo divisionismo in quanto estetica, in quanto elemento di avanguardia, elemento parallelo al neoimpressionismo francese, che non gli deve niente se non avere adoperato gli stessi trattati di base, che sono quelli di Chevreul e quello di Rood, di Ogden Rood, e poi ovviamente ne hanno aggiunte altre. Previati è stato un teorico che ha scritto tre trattati fondamentali, e quindi la mostra fa capire l'originalità e la ricchezza del movimento divisionista italiano. Per questo ritengo che sia una mostra irripetibile, perché abbina opere ritrovate dopo decenni in cui non erano viste, con capolavori conosciuti, perché e conosciutissimi anche soprattutto dalle riproduzioni, perché sono, come ho detto, le icone del movimento, e è stata anche l'occasione di restauro di alcune di queste opere, 5 sono state restaurate per l'occasione, e di studi chimici e non invasivi, in cui nel catalogo c'è proprio un trattato, un piccolo saggio sull'evoluzione del divisionismo visto in 3 opere recentemente restaurate. Quindi penso che è una mostra che porta qualcosa e che aiuta a capire meglio cioè l'avanguardia forse più importante in Italia, e che ha avuto anche ripercussione in Europa, anche se non ne siamo consci in tanti casi. Anne-Paul Quensac ci racconta la mostra del divisionismo che è in corso al Castello Visconteo Sforzesco a Novara. Divisionismo, la rivoluzione della luce, con il catalogo Schirà che accompagna come sempre la mostra. Lei ha citato diversi pittori, mi fa piacere ricordare anche Matteo Olivero, che è uno dei pittori considerato il pittore delle nevi, no? Della provincia di Cuneo, nato, se non ricordo male, ad Acceglio e morto poi a Saluzzo negli anni 30. Ecco, Saluzzo conserva anche un museo a lui dedicato. Ecco, sono dei momenti importanti le mostre, perché scopriamo sia l'autore importante, molto conosciuto, sia anche quelli che sono conosciute in parte, e insieme collettivamente rappresentano sicuramente un modo di raccontare l'arte. Certo che è molto più conosciuto Segantini, al quale lei ha dedicato tanto spazio, tanto tempo per lo studio di questo straordinario artista, e le viene riconosciuta come lei la presenza più importante per quanto riguarda la presenza dello studio di Segantini. Come si è avvicinata alla pittura? Segantini o io? No, come si è avvicinata, scusi, alla pittura di Segantini? A come mi sono avvicinata alla pittura di Segantini? Beh, perché anche da piccola c'erano dei disegni in famiglia, quindi ho sempre conosciuto questa persona, questo mito di Segantini, e mi sono accorta prestissimo che era un pittore di immensa statura, non conosciuta abbastanza in Italia e non conosciuto affatto all'estero, tant'è vero che sono da quasi 20 anni che cerco di fare una mostra in America di Segantini, che non riesco, e che sono riuscita quasi 2 volte ad avere la mostra a Parigi, una volta al Petit Palais, un'altra volta al Musée d'Orsay, e quasi, però alla fine, davanti ai costi e davanti alla mancanza di conoscenza del pittore sia in America che in Francia, le cose sono rimaste lì, ed è da sperare che adesso a poco cambino
queste remore, e remore è dovuto anche al fatto che il pittore non è rappresentato all'estero. Il problema, questo è il grandissimo problema dei divisionisti, che non sono stati rappresentati all'estero. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Annie Polkensack è una critica d'arte, si è laureata alla Sorbona di Parigi ed è stata titolare per più di 20 anni della cattedra di storia dell'arte dell'Ottocento all'Università della South Carolina. 30 anni, quindi in questi 30 anni com'è cambiato il raccontare l'arte dalla cattedra verso gli studenti, Annie Polkensack? Beh, è cambiato perché ho formato alcuni studenti che oramai o insegnano nelle università, oppure lavorano nelle case d'arte, oppure lavorano nei musei, e che si rendono conto dell'importanza dell'Ottocento italiano. Ovviamente non è che ho insegnato solo l'Ottocento italiano, avevo la cattedra d'arte moderna e di Ottocento, ma europeo, ma ho sempre sottolineate queste importanze, fatte capire l'importanza di pittori come Mancini, come Segantini, come Pellizza, come Hayez, e man mano qualche cosa, come i macchiaioli, man mano qualche cosa comincia a entrare, però non nell'inconscio collettivo, e ovviamente è molto molto difficile, perché rimane che se le opere non sono viste non esistono, e questa è una cosa che anche la politica è estremamente penalizzante, credo, di non permettere l'esportazione di opere importanti di questi pittori all'estero, continua a fare che è molto difficile imporre questi pittori, perché se non si vedono è difficile vederli anche nei musei italiani. Infatti uno dei punti che volevo sottolineare a proposito di questa mostra, per cui posso dire che la considero anche irripetibile, è che 80% delle opere, anche di quelle fondamentali, provengono di raccolte private, perché non ci sono. È rappresentato bene nei musei italiani Vittore Gubici, perché con il legato che ha organizzato ha voluto essere presente capillariamente in Italia, ma è l'unico in effetti. E questo vuol dire, Annie Polkensack, che organizzare una mostra come quella del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, dedicata al divisionismo, non è stato così semplice, perché c'era tutta una relazione con i privati. E no, bisogna convincere, e non è così semplice, certo, però credo che il pubblico ci darà ragione, che ne sia valuta la pena, e che la mostra spiega e faccia vedere dei capolavori, una mostra dove uno proverà delle emozioni forti, perché sono delle opere estremamente belle, ma è anche una mostra che spero farà capire qualcosa. Poi c'è tutta un'organizzazione di conferenze e di programmi per le scolaresche, che dovrebbero aiutare a diffondere questi elementi di comprensione, di approccio a un'avanguardia veramente non considerata abbastanza. Quando noi raccontiamo le mostre d'arte a Annie Polkensack, chiediamo sempre di fare un'operazione abbastanza impossibile. Le chiediamo quindi di estrarre dalla mostra che le ha curato un'opera e farcela vedere con parole sue. Quale sceglie? È molto difficile, perché ne potrei scegliere 7 e lei mi chiede di sceglierne una. Allora, direi Nell'ovile di Segantini, un quadro nel 93 che fa parte di una serie di 3 dedicati a luce in interne, in un ambiente particolare come la stalla, che è un ambiente in cui c'è un tepore, non solo, ma la luce è rifratta in tanti modi, perché è proprio un ambiente chiuso, e quindi tra il caldo delle bestie, il caldo del fieno e l'ambiente chiuso, si ha questo senso di quasi soffocare, questo senso di tepore, che è un senso poi rassicurante. E Segantini ha trattato queste 3 opere, uno all'Arcolaio,
che è a Melbourne in Australia, l'altra, Le due madri, molto conosciuto, che è alla Galleria d'Arte Moderna, e questo nell'ovile che non era più visto da tanti anni e che sarà sempre rimasto in collezione privata, veniva dalla collezione Rossello, una delle più grandi collezioni su questo periodo, formati negli anni 30. E quindi questo dipinto è un dipinto in cui Seguentini è andato al di là del divisionismo per darci questo senso tattile, questa sensualità delle cose, dell'ambiente, delle bestie, della donna mezza addormentata che ha in mano la maglia, tutto questo che per Seguentini è sempre un'esperienza non solo visibile ma tattile, sensuale, di rendere l'essenza delle cose. Lui per questo ha voluto andare al di là del divisionismo, ha adoperato una pennellata divisa, filamento, a trattini di colore complementare, ma ha anche adoperato i metalli, l'oro e l'argento. L'oro e l'argento che accentrano la luce ambiente e creano un effetto di riflessi, se volete, che rende ancora più misterioso l'ambiente. E se vogliamo, è un po' la negazione del divisionismo, perché il divisionismo considera come sufficiente a suggerire tutte le luminosità, tutti i tipi di luminosità, la divisione del colore e l'uso dei complementari. Lui, aggiungendo questo elemento dei metalli, ci dà questo senso di qualche cosa che va al di là, un senso di mistero, un senso di tepore, e rende la luce, diciamo, dall'interno e dall'esterno, perché la luce dell'esterno è ripresa, attratta da questi frammenti, particelli minuscoli di metalli, oro e argento, che fa vibrare oltre misura la colorazione e la luminosità dell'opera. Quindi un'opera sulla quale vi consiglio di soffermarvi, perché è di estrema bellezza, questo senso di mistero, e se ne devo citare solo una in questa mostra, citerei quella. È sempre molto particolare sentire raccontare un'opera d'arte alla radio, quindi non vederla e attraverso le parole, ed è un'operazione che a noi piace particolarmente, a Nipol Kinsack, perché lo so che... Spero che questo darà la curiosità di andare a vedere le opere dal vivo, perché non ci sono riproduzioni, non ci sono parole che possono suggerire l'emozione che si ha direttamente davanti a un'opera. Che è un'operazione indispensabile da compiere. Grazie ancora a Nipol Kinsack. Buona giornata. Buona giornata a lei e grazie.